petrolio, a differenza della cultura, inquina e termina, quindi è una risorsa che finisce e che inquina. La cultura non finisce mai e non inquina, soprattutto determina ricadute positive non soltanto sul piano della sensibilità, ma determina ricadute positive anche sul piano economico. All'interno del PIL italiano la cultura gioca un ruolo fondamentale, perché questa nazione non ha più nulla da giocarsi, non ha siderurgico, non ha metallurgico, non ha giacimenti petroliferi, non arriva quasi nulla dal sottosuolo. L'industria che può ruotare intorno alla cultura è l'industria dell'intelligenza. A tutti gli ospiti ho detto grazie per essere venuti, l'ho detto a Tony Servillo, l'ho detto a tutti quelli che sono venuti, a Lucrezia Lerio devo dire grazie per essere tornata, perché sappiamo benissimo tutti che le sue origini sono queste. La condizione della donna, sintagma abusato in televisione, dai giornali, la condizione della donna, la condizione femminile. La confraternita è un concetto che ci rimanda a qualche cosa che ha a che fare col mondo della religione, e la parola che segue è una parola che ha a che fare invece con il mondo profano, con il mondo del piacere. Le cose sembrerebbero semplici, ma non stanno in maniera così semplice. Quel che è fondamentale è che questo è un romanzo sul sud e sulla femminilità al sud. Quella che è stata la mia sensazione è che Lucrezia Lerro scrive un romanzo in cui la donna è un soggetto che, come la Madonna, finisce per vivere una vita ai piedi della croce. La confraternita delle puttane è il racconto delle ragazze di Servi, un paese nell'entroterra del sud Italia, che non esiste neppure sulle carte geografiche, quindi non è un Miano, ed è una confraternita di ragazze belle, brutte, altere o altezzose, lottano per tentare di affrancarsi dalla miseria delle proprie famiglie, da una miseria materiale, da una miseria inevitabilmente spirituale. Quindi queste ragazze sono costantemente in guerra tra di loro. Ci sono le ragazze del Bicualto, le ragazze della Fontana, le ragazze di varie fazioni. Tutte loro lottano per ribellarsi a questo disamore familiare, e tra tutte ce n'è una che è molto bella, che si chiama Lara. Lara non ci sta questa guerra tra donne, e quindi immediatamente si ribella a questa storia di disamore femminile, a questa storia, a questo copione di cui Ruggero parlava, che ha descritto perfettamente, ha descritto molto bene, che è un copione familiare di disprezzo, di dolore, un copione di famiglie maschiliste che vorrebbero a tutti i costi che le loro figlie seguissero quel destino maschilista. Quindi in questo libro le donne diventano mace, diventano delle maschiliste tremende. Io credo che uno degli scrittori italiani che ci abbia raccontato meglio di tutti la fatica dello scrivere sia Raffaele La Capria. La Capria racconta un episodio che gli è accaduto quando era bambino. A 8 anni passeggiava nella villa comunale di Napoli, praticamente a via Caraccio. A un certo punto un canarino gli si è appoggiato sulla spalla e lui si è fermato, perché è un avvenimento abbastanza raro, per non dire unico, che un uccello si posi sulla spalla di un essere umano. Si è fermato e desiderava follemente che quel canarino rimanesse il più possibile sulla sua spalla. Ha cercato di non respirare. A un certo punto ha avuto paura che i battiti del suo cuore diventassero talmente avvertibili dall'uccellino, per cui i battiti del cuore avrebbero potuto determinare la fuga dell'uccellino. Dopo un minuto interminabile, l'uccellino è volato via. La Capria, a 8 anni, va di corsa a casa da sua madre e urla come un indemoniato: mamma, un uccellino si è poggiato sulla mia spalla. E la madre, allargando le braccia, disse: va bene, che dobbiamo fare? Ora, la Capria dice:
lo scrittore parte da una profonda emozione, magari molto estesa, che vuole trasferire agli altri. Ma mi resi conto a 8 anni che non era tanto semplice trasferire un'emozione a qualcun altro. Cioè, ogni scrittore ha dietro di sé una ferita primaria, anche perché i libri divertenti, di buona letteratura, io non me le leggo, non so. E bisogna fare una distinzione tra la buona letteratura e la cattiva letteratura, cioè tra gli scrittori che scrivono per pura volontà, che si mettono al desco e dicono voglio scrivere un libro perché è bello, perché la cultura è sempre un fiore all'occhiello, e poi ci sono gli scrittori di necessità che hanno questa urgenza, questa necessità di dire delle cose perché sentono che questo mistero che è la scrittura in qualche modo può trasportarli in una dimensione che si avvicina, mi permetto di usare questa parola, all'equilibrio, cioè qualcosa che può essere, che può stare in armonia, che può stare in piedi non sempre a fatica. Quindi nella mia vita è stata importante perché mi ha accudito la scrittura. Siamo state molto fedeli l'una all'altra, tutti gli amori, tante cose sono passate, ma le parole, il dar credito alle parole mi ha risarcito in qualche modo. No. Perché a questo bel libro hai voluto dare un titolo così forte? Alcune famiglie, ora non è che ricordo i nomi e cognomi, ci mancherebbe, e insomma, usavano questo epiteto per offendere le proprie figlie. Io mi ricordo che ero una bambina e dicevo, ma come? La mamma che chiama puttana la figlia. Allora questa cosa, poi non l'ho sentita solo qui, mi è capitato di sentirla anche nelle città, anche in luoghi di lavoro, quando si vuole offendere una rivale sul lavoro o in amore, quella è una puttana, cioè come se fosse, ed è forse in qualche modo la peggiore offesa, ma l'offesa è un problema di chi la formula, non di chi la riceve.